Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Mondo Amaranto, la nostra seconda puntata stagionale con l'Arezzo femminile che ha fatto il suo debutto nella Serie B a girone unico e questa sera abbiamo veramente una delle sue campionesse, Isabella Carta, bentornata. Grazie, buonasera. O bombe Isabella Carta, non so quale, come chiamarti, perché da quando sei venuta l'anno scorso hai fatto, poi non ti sei visto più perché giustamente hai detto ogni 20 gol ritorni, va bene. Più va bene. Allora, salutiamo Riccardo Buffetti per la prima volta con noi e che è pronto con la voce perché domenica si parte con la prima telecronaca casalinga contro la Roma, quindi parleremo di questa partita. Invece, cara Isabella, il debutto dal punto di vista del risultato, uno legge 3-1 e dice è negativo, però ci sono tante cose da dire, a cominciare dal fatto che proprio tu hai portato in vantaggio l'Arezzo e che per buona parte del secondo tempo l'Arezzo era in vantaggio. Sì, allora siamo partite diciamo con un po' di timore, le avversarie hanno aggredito più di noi sicuramente. Dopo 10 minuti più o meno dall'inizio abbiamo iniziato a giocare, siamo entrate in campo, avevamo molta voglia di far bene, ecco. Siamo riuscite ad andare in vantaggio appunto col mio gol, e, approfittando di un errore del portiere, sono stata premiata. E poi niente, abbiamo retto la partita fino al 70esimo, quando poi ci sono stati un po' di eventi, episodi che hanno portato a questo risultato qua. Perché loro praticamente hanno fatto 3 gol in quanto? Sì, gli ultimi 20-15 minuti, quindi, più o meno. Quindi proprio sì. una rimonta vera e propria. Che cosa è successo? È stato un calo di concentrazione oppure è venuta fuori la forza di questa squadra, che è il Milan Ladies, che non è il Milan per intenderci della sì. Carolina Morace che quest'anno ha debuttato in Serie A, qui vediamo i risultati, come te lo spieghi? Ecco. Allora in realtà diciamo che l'episodio più culmine è stato proprio un rigore fischiato dall'arbitro, un rigore dubbio ai nostri occhi. Sullo 0-1. Sullo 0-1, sì. Ovviamente è stato portato a segno dalla squadra avversaria e lì loro hanno preso coraggio. Poi ci sono stati due calci d'angolo, quindi abbiamo preso 2 gol su calcio piazzato, distrazioni, è andata così. Quindi episodi, diciamo, sì, sfortunati. Sono stati proprio episodi. Com'è stato il debutto in questo campionato? Come ve lo aspettavate? Se ha mantenuto ecco, quello che avevate previsto? Allora, sicuramente abbiamo iniziato con una trasferta abbastanza lunga, faticosa, siamo partite la mattina presto. Arrivare lì in certe condizioni non è proprio il top per iniziare, ecco. Però niente, non devono essere delle scusanti visto che il campionato è lungo. Sì. Ha rispecchiato le nostre aspettative, ecco. Pensiamo di poter far bene, bisogna solo ingranare e andare avanti. Che differenze ci sono? Più ritmo rispetto ad esempio a un campionato come quello dell'anno scorso? Sì, allora il ritmo è molto più elevato. Sicuramente abbiamo visto che le partite durano fino al 95esimo. Non è mai finita finché non fischia, ecco. Le squadre non mollano, sono, diciamo, forse fisicamente il livello è aumentato sicuramente rispetto all'anno scorso. Riccardo, l'Arezzo ha pagato un po' lo scotto nonostante si stava profilando un'impresa. Beh, diciamo che ci sta comunque una sconfitta nella prima partita, siamo in un campionato nuovo in cui ci sono le big, l'anno scorso erano in Serie B, perché ricordiamo che sono salvate tutte le prime terze dei 3 gironi e poi si è aggiunta qualcuna proveniente retrocessa dalla Serie A, e quindi sarà un campionato sicuramente senza squadre materasso come invece c'erano state l'anno scorso. Ogni partita, come diceva prima Isabella, sarà guerra fino al 95esimo. Fatto sta che queste piccolezze, come i gol presi calcio d'angolo, sono diciamo, si potranno rifinire poi nel corso dell'anno. Siamo soltanto primi di ottobre, c'è la prima partita dopo un mese in cui è successo praticamente di tutto a livello burocratico, e anche questo non ha fatto bene secondo me ai ragazzi, ma più o meno a tutte le squadre del calcio femminile, al movimento del calcio femminile. Sicuramente vedremo poi domenica, io sinceramente non ho mai visto ancora all'opera la squadra, sono stato a qualche allenamento ma superficialmente, e sono molto curioso perché sono aggiunti dei pezzi alla già ossatura da precedente stagione, ossatura che diciamo è la stessa che 3-4 anni fa era in Serie C. Sono aggiunti qualche pezzo come Isabella, come Razzolini, come Di Fiore, che hanno dato l'anno scorso grande spirito alla squadra e gli hanno dato un'identità, e mi aspetto di rivedere questa identità anche in questa stagione. E quella è rimasta, no?
Sì. Senti, tu sei stata, guarda, dopo faremo il punto con questa prima giornata, sei stata fortemente voluta dalla, cioè la tua permanenza intendo, dalla presidente, sì, anche perché dopo il campionato scorso è chiaro che non poteva che andare così. Sì, infatti quest'estate c'è stata una sorta di lotta per riuscire a riprendere, a prendere ufficialmente il mio cartellino dalla squadra dove ero in precedenza. Ci siamo riusciti, quindi ora sono ufficialmente dell'Arezzo. Che legami hai instaurato con la città, con l'ambiente? Sicuramente la città mi piace tanto, anche perché venendo dalla Sardegna, da un paesino piccolo, comunque arrivare in una città non troppo movimentata è sicuramente un lato positivo. Poi è una bellissima città storica e questo gioca molto a vostro favore. E ti seguono, immagino, da, in qualche modo, sì, dalla tua terra. Sì. A voi, sì. Ogni domenica gli highlights, Facebook, sì. Quindi cioè, c'è una comunicazione. Allora, vediamo il quadro, l'abbiamo intravisto, lo vediamo meglio di questa prima giornata. Fortitudo Mozzecane, quindi da imparare questi nomi. Empoli Ladies 2-1 per l'Empoli, Inter Milano batte Roma 14° 6-0, 3-3 tra Lazio e Genoa, 3-1 abbiamo detto, 1-3 dell'Arezzo, Ravenna, Lady Granata, Cittadella 1-1 e poi abbiamo un'altra Roma contro il Cesena, vinto 2-1 la squadra giallo-rossa. Per questa classifica in testa comanda Milano, Inter Milano 3, Milan Ladies 3 insieme a Empoli e Roma, poi Genoa, Lazio, Lady Granata, Cittadella e Ravenna 1, Cesena e Fortitudo a 0 con Arezzo e Roma 14°. Andiamo a vedere anche il prossimo turno, l'Arezzo giocherà domenica alle 15, non si può dire, si può dire, al campo Dante di Arezzo contro la Roma, quindi vedremo che avversario sarà, appunto ha vinto al debutto 2-1 in casa con il Cesena, quindi c'è poco da sapere, ma girano informazioni un po', è più facile che rispetto all'anno scorso sapere qualche notizia o si va al buio sempre? Diciamo che per ora si inizia al buio, le informazioni sono sempre poco, ne arrivano poche, ecco. Sì. Quindi è una preparazione, diciamo, soprattutto individuale, di gruppo, a prescindere da quello che sarà l'avversario. Sì, noi si lavora sempre su noi stessi e poi in campo ci si tira fuori quello che sappiamo fare noi. Ecco. Riccardo, sarebbe ovviamente subito un bel debutto vincente contro, ecco, una squadra che potrebbe essere tra quelle protagoniste. Roma che nella prima giornata del campionato perdeva 1-0 fino a un quarto d'ora dalla fine, poi è riuscita a ribaltare il risultato. Questo dà dimostrazione che sia una squadra comunque ostica e quindi dovrà stare attento all'Arezzo fino all'ultimo minuto, proprio come è successo contro il Milan. Dicevi prima appunto di questa cosa del Milan, sì, che è un po' la Juventus dell'anno scorso, che sono quelle squadre storiche che poi sono rimaste così, mentre in Serie A poi il Brescia è passato a Milan dopo l'acquisizione della squadra maschile. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una squadra che magari continui quello che aveva iniziato l'anno scorso, il filotto di vittorie casalinghe, dove poi ha costruito il suo bottino nel corso della stagione, perché no, anche quest'anno, considerando il fatto che poi nel corso dell'anno utilizzeranno anche lo stadio principale, possa veramente diventare insieme al pubblico un'altra stagione trionfale. Ecco, giocare allo stadio può essere il vantaggio, può essere, chiaramente poi diventerà il campo amico proprio in tutti i sensi, anche a livello di conoscenza, oppure può essere, può far paura? No, paura no, magari si faticherà un po' di più vista le dimensioni del campo, però ci stiamo allenando bene da quando è iniziata la preparazione, quindi penso che saremo pronte anche a giocare le partite casalinghe allo stadio. È rimasto anche Max Lorenzini, il vostro allenatore, dopo la passata stagione. Che rapporto hai con il mister? Beh, io e il mister andiamo sicuramente molto d'accordo. Lui crede tanto in me, questo per me è sicuramente importante. E sicuramente cercheremo di lavorare per far bene come l'anno scorso, anche sotto il mio aspetto individuale. Realizzativo. Sì. Ecco, perché appena arriva la palla tu sei, cioè, in qualche modo la butti dentro, insomma, no? Ci proviamo. L'anno scorso abbiamo visto grandi gol da parte di Isabella, come altrettanti fatti da
da Razzolini, e probabilmente se fossero state tutte e tre il tridente con presa di Fiore al top durante tutta la stagione, ricordiamo qualche piccolo infortunio nel corso dell'anno, probabilmente saremmo a parlare di un'altra classifica, magari un Arezzo che si è sempre giocata fino all'ultimo. Ovviamente parliamo di sedi, ma che contano poco adesso. Adesso ci sono da pensare a far bene questa stagione e a continuare a sorprendere la città, che comunque l'anno scorso nel finale di campionato ha colto braccia aperte questa squadra finalmente, con tante persone presenti allo stadio, e anche l'ultima partita in casa contro Novese al Comunale Città di Arezzo. Il tuo sogno per concludere questa parte, legato al calcio anche, qual è? Sinceramente era come ora non lo so, spero di fare sicuramente un buon campionato e di portare in alto la città di Arezzo. Ormai sono ufficialmente dell'Arezzo, quindi lottiamo per questo e spero proprio di fare un buon campionato, ce lo meritiamo. Anche perché insomma, tutto il movimento femminile sta crescendo, cioè anche per te, per una calciatrice così di talento, può essere anche la fase storica giusta, no? Perché sta crescendo, sta esplodendo, no? Sì, diciamo che c'è stato molto più movimento adesso rispetto agli altri anni e spero che continui, anche per dare la possibilità a bambine, come potevo essere io anni fa, di andare avanti e riuscire ad arrivare a dei buoni risultati, ecco. È quello che ti auguriamo, e auguriamo alla squadra. Allora, domenica alle 15 al Dante, e poi appuntamento anche con la telecronaca di Riccardo Buffetti per questo Arezzo-Roma. Adesso ci fermiamo e poi tra poco faremo il punto sui campionati giovanili amaranti. Tra un attimo. Eccoci tornati, ma c'è un colpo di scena abbastanza clamoroso, vedete che ride più di prima Isabella, perché abbiamo visto dei risultati della classifica che sono fortunatamente sbagliati, ma non perché siamo sbagliati noi, perché nel frattempo è arrivata la notizia che l'Arezzo ha vinto un ricorso. Perché ci vuoi spiegare, non lo potevamo dire perché ovviamente c'era un ricorso in corso, appunto, e quindi non sapevamo l'esito, però era successa nella gara che abbiamo raccontato prima, no? Che sul campo le Milan Ladies hanno vinto 3-1 con l'Arezzo. È successo qualcosa sulle sostituzioni? Sì, che cosa era successo? Perché allora, da regolamento si possono fare 5 cambi a partita, però devono essere fatti in 3 frazioni. Come la Serie C dall'anno esatto, scorso. Esatto, sì. Il Milan ne ha fatti 4, utilizzando proprio 4 cambi uno per uno. Quindi 4 interruzioni invece di 3. Esatto, quindi da regolamento non. E quindi hanno perso la partita. Quindi l'Arezzo ha vinto a tavolino la partita 3-0. Sì. E quindi l'Arezzo in testa. E quindi l'Arezzo in testa, sì. Quindi il tuo gol, diciamo, anche se diciamo uno di quei 3 è il tuo. A qualcosa è servito. A qualcosa è servito, quindi correggiamo allora la classifica, che adesso non facciamo in tempo a vedere la grafica, però a 3 punti quindi troviamo l'Inter, l'Arezzo, l'Empoli e la Roma, salvo che, perché ci dicono che anche altre società avevano probabilmente fatto ricorso, quindi è probabile che cambi tutto, cioè che questo verdetto per l'Arezzo favorevole valga anche per altre società, quindi questa classifica probabilmente sarà tutta da rivedere, ma bene così, perché l'Arezzo è primo in classifica a punteggio pieno. Riccardo, buona partenza. Una bella botta di vita per sì, questa settimana. Si parte col botto. Si parte stasera, cioè domani, nei prossimi giorni, allenamenti a 1000 per magari andare a 6 dopo la partita con la Roma. Allora, bene così, ci fa piacere aver dato dunque questa notizia in corso di trasmissione. Adesso invece facciamo una rapida carrellata del settore giovanile dell'Arezzo. Sorride la Berretti perché dopo aver vinto 3-2 la prima giornata si ripete anche nella seconda. Qui vediamo i risultati dal sito Tuttocampo: Arezzo in vantaggio con Sussi, pareggio di Icardi, poi c'è stato il secondo gol della Pistoiese con Ercoli e poi la doppietta di Caselli che ha dato il 3-2 finale. Arzachena, sei tifoso dell'Arzachena? No, visto che è Arzachena. È una squadra sarda, ma no, io tifo il mio paese. Ah, che campionato fa? Eccellenza. Eccellenza, come si chiama? La Dorgalese. Dorgalese. Allora, torniamo a questa grafica, con l'Arzachena batte la Carrarese 2-1, poi vi sorprenderà il fatto che la gara dell'Entella è stata rinviata, che strano. Strano, molto strano. Pisa-Siena 1-2. Torino batte Albissola 2-0, sul campo del Pontedera ha vinto l'Olbia 1-0, riposava il Cuneo. Per la classifica che vede in testa Torino, Siena e Arezzo a quota 6, a 4 l'Arzachena, che sarà anche il prossimo avversario dell'Arezzo sabato a Palazzo del Pero, 3 Cuneo, Carrarese e Olbia, 1 Albissola, 0 Entella, Lucchese, Pisa, Pontedera e Pistoiese.
Passiamo all'Under 17 che in casa va bene, 2 vittorie su 2, fuori casa seconda sconfitta, anche netta a vedere il risultato, 3-1, doppietta di Centonze per la Carrarese, il terzo gol di Smecca per l'Arezzo nel finale, ancora Steccato che aveva dato il gol partita la settimana precedente alla squadra Amaranto, questa volta il suo gol è servito a poco. Arzachena Rieti 1-1, Olbia Viterbese 2-2, Pistoiese Pontedera 1-1, Siena travolge la Lucchese 5-2. In testa qui abbiamo Viterbese Pistoiese a quota 8, a 7 Carrarese Pontedera, la classifica comunque è cortissima. L'Arezzo è a 6, a meno 2 comunque dalla vetta, 5 Rieti, 4 Olbia, 3 Siena, Lucchese Pisa, 1 Arzachena. Anche qui l'Arzachena farà un viaggio, prenderanno uno stock di un aereo, perché l'Arzachena giocherà con la Berretti, con l'Under 17 e con l'Under 15, quindi probabilmente l'hanno concentrate apposta per limitare i costi di trasferta. Andiamo a vedere l'Under 15, qui è finita 0-0 tra Carrarese e Arezzo, Arzachena 3, Rieti 5, Olbia 0, Viterbese 2, Siena batte Lucchese con lo stesso punteggio 5-2, Pistoiese 0, Pontedera 1. Qui vediamo i risultati dall'ottimo sito Campionando, Pontedera 12, Pistoiese 10, Carrarese 7, Viterbese, Siena, Pisa 6, Arezzo 5, Rieti, Olbia 3, Arzachena e Lucchese a quota 0. Abbiamo seguito la partita dell'Under 14 allenata da Maurizio Belei, che debuttava, un debutto di fuoco in casa con l'Empoli, che ha vinto 5-1. Vediamo. Buonasera da Acquarata, inizia questa settimana anche il campionato Under 14 che vede protagonista l'Arezzo allenato da Maurizio Belei, inizio di campionato contro l'Empoli, quindi subito una partita interessante, come dicevo, qui al campo sportivo di Quarata Parisi. C'è subito la pressione alta dell'Empoli, altro passaggio per Irmini, di nuovo verso Parisi, controllo in due tempi, riesce a liberare l'aria, poi recupero vincente di Cesari, attenzione quindi a Miele, poi Campera, è il gol dell'Empoli. Gol dell'Empoli con Campera al quarto minuto, sul recupero di palla dell'Empoli, Pacelli, Campera resiste, riesce a servire di nuovo Morana, gran taglio per Miele scivolata, in tre passaggi l'Empoli è arrivato in porta, poi con questo tocco morbido d'astuzia, servito Luconi, Cacace, grande azione, bellissima giocata e poi il lancio verso Sobi. Boghi qui, deve gestirla Miele, gli porta via palla, tutto solo, Miele con Ermini, sta recuperando Barbagli, gol, 2-0 per l'Empoli, Miele stavolta non ce l'ha fatta, Ermini, e allora al 23esimo l'Empoli trova il 2-0 che proprio con Miele aveva sfiorato poco fa. Cesari, slalom, un altro, poi Miele, controllo di Miele, gara di rigore, attenzione per il ritorno, Campera, grandissima parata di Ermini, una parata straordinaria questa da parte del portiere dell'Arezzo, che si merita questo lunghissimo applauso perché davvero ha compiuto una prodezza incredibile. Seghetti, corto, attenzione, Casagni, Cacaci, limite, Cacaci, apre per Luconi, azione dell'Arezzo, Luconi, ancora Cacaci, palla di ritorno, Luconi, tutto buono, Luconi, la rimette in mezzo, Sobi! Pacelli, rilancio, prova a scattare Sobi, attenzione, c'è un malinteso tra il portiere Seghetti e Boldrini, Sobi prova a approfittarne, non è finita, c'è Giovane, il portiere del fuori dei pali, Giovane, destro, qua. Morana, poi recupera di Giovannucci su Cacaci, ancora dentro Miele, gran controllo Miele, l'appoggio morbida per il 3-0 al 32esimo. Meozzi, di nuovo Campera, palla di ritorno per Meozzi, posizione regolare e gran gol di Meozzi per il 4-0. Splendida triangolazione questa che ha portato il 15 empolese a trovare il gol al quarto del secondo tempo. Trova Giovane, crasta col destro, dentro colpo di testa di Cesari, sono 5. Cesari all'11esimo minuto di testa è riuscito a deviare. E all'11esimo dunque l'Empoli trova anche la quinta rete.
Formini. Grandissime parate, comunque nel primo tempo in particolare è stata una, sentite l'ovazione per Formini che esce dal campo. Soprattutto una prodezza nel primo tempo. Ecco passaggio da parte di Mannelli per Galletti. La pressione dell'Aghezzo, lì centrale ce l'ha fatto, insieme il tipo di Saputo, pallonetto! Saputo proprio allo scadere, rende meno amara questa giornata con un grandissimo pallonetto che ha scavalcato il portiere Galletti, e dunque con questo gran gol diciamo che l'Aghezzo rende meno aspra questa giornata. Saputo per il gol dell'1-5. Capito, consulta il tempo che siamo oltre al terzo di recupero. Finisce qua, l'Empoli ha vinto 5-1. Gol di Saputo, come dicevamo, che sono meno amara questo debutto della Rizzo in campionato. Si sapeva che sarebbe stata durissima contro l'Empoli, in realtà veramente straordinaria del settore giovanile. Ragazzi, ha cercato di fare quello che ha potuto. Insieme a Maurizio Belei si sapeva che ovviamente l'impegno era tosto e arduo, proibitivo. Sei comunque soddisfatto? Sì, guarda, sono soddisfatto perché è una decina di giorni che alleno questo gruppo, ho visto fin dalle prime partitine stiamo migliorando tanto e abbiamo retto il campo quantomeno il primo tempo con una squadra con una compagine, insomma, che non c'è bisogno io che ne tessi le loda, insomma, se si vede tranquillamente, e abbiamo subito 3 gol su 3 nostri grossi errori. Io infatti anche prima, a fine del primo tempo, ragazzi, io ho detto che noi bisogna lavorare su quello, meno errori facciamo e meno gol si prenderanno. Per il resto, come avete visto, c'era anche un divario a livello fisico non indifferente, quindi io sono soddisfatto. Questo è un punto di partenza, ci è capitato, credo, una delle squadre più forti, se non la più forte in assoluto del campionato, quindi credo che facendo anche un gollettino, abbiamo perso 5-1, però abbiamo avuto le nostre piccole soddisfazioni, ho visto a volte dei movimenti giusti e sti ragazzi incominciano ad apprendere, quindi la soddisfazione è quella, non è il risultato quello che determina. Forse errori dovuti anche un po' di timore all'inizio, no? Sicuramente anche a livello del timore reverenziale. Questi, e con queste squadre qua, anche l'anno scorso con il 2005, noi si viaggiava con 10, 11, 12 gol sul sacco ogni partita, quindi capisce che anche lei, vedendo tutti questi ragazzi ben strutturati fisicamente, all'inizio i primi 2-3 gol i nostri errori sono andati anche per un po' di insicurezza, come ha detto lei, un po' di paura, un po' di timore, ma ci sta, il calcio è questo, ci sta. Insieme a Nicola Matteucci, allenatore dell'Empoli, allora una bella prestazione da parte della vostra squadra. Sì, il risultato è abbastanza ampio e verrebbe da dire che è un'ottima prestazione. In realtà vedo che ci sono tante cose da migliorare e che si è alternato cose buone a cose invece che la nostra squadra sa fare meglio. E quindi direi un buon risultato, ma non un'ottima prestazione. Dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti, nella gestione palla, nella ricerca dell'1-2, migliorare sulle marcature, tante cose che il tempo giustamente servirà per migliorare. Comunque dall'esterno si vede la differenza, no, di una squadra come l'Empoli, da tanti piccoli dettagli, no? È un po' una cosa ovviamente che è risaputa, che davvero è un'oasi, no, anche in Italia dal punto di vista del settore giovanile. Sicuramente, i ragazzi messi a disposizione ovviamente sono ragazzi che hanno qualità. Ed è per questo che ci aspettiamo tanto e un continuo miglioramento. Ecco. Diamo un'occhiata allora ai risultati della prima giornata, anche per far vedere che insomma Empoli e Fiorentina sono destinate a dominare il campionato. L'Empoli 5-1, poi la Fiorentina 6-0 a Livorno, Pontedera B ha perso con il Pontedera A 1-0, Pisa 0 Lucchese 2, Siena 3 Carrarese 2, e poi l'incontro in famiglia della Pistoiese, anche qui se lo ha aggiudicato la Pistoiese A. Qui la classifica chiaramente è molto semplice, eccola qua, abbiamo in testa Fiorentina, Empoli, Siena, Lucchese, Pontedera e Pistoiese. Riccardo, qui abbiamo visto una partita che questo per dire dell'Empoli,
anche al di là della tecnica, che sicuramente c'è tutta, però ha colpito soprattutto la differenza proprio atletica di stazza fisica, no? Che cioè, sembrava quasi una squadra di per età, no? Nonostante avesse lo stesso anno di nascita, ovviamente sembrava una squadra che so di due categorie sopra come altezza. Probabilmente i vari osservatori dell'Empoli, squadra di Serie A, sono molto più attrezzati rispetto a quelli di Arezzo, che sta cercando di ricostruire o di costruire un settore giovanile. Sicuramente non sarà facile, e arrivare a livelli di Empoli o di altre realtà molto importanti a livello appunto di giovani sarà molto impegnativo, non impossibile, ma molto difficile. È chiaro che quando trovi in un campionato contro delle squadre così attrezzate, comunque anche di preparatori atletici, di allenatori che sono stati grandi giocatori, fai per forza fatica. Vedremo poi Arezzo come riuscire. Ricordiamo che anche gli allenatori di Arezzo sono molto, molto preparati e sanno quello che fanno quando allenano i propri ragazzi. Questo secondo me può fare la differenza nel lungo andare anche nello stile di gioco, quindi magari nel giro di ritorno potremo vedere anche un'altra partita, un altro Arezzo. Siamo arrivati allora alla fine di questa puntata, io ringrazio Isabella Carta, ricordiamo che è arrivata la notizia che l'Arezzo Calcio Femminile ha vinto il ricorso e quindi ha vinto a tavolino la partita di debutto in casa delle Milan Ladies, che era finita 3-1 per le rossonere, ma per una irregolarità nelle sostituzioni l'Arezzo si prende questi primi 3 punti in campionato e quindi è davvero un bel viatico. Grazie Isabella, grazie a Riccardo Buffetti, ci vediamo mercoledì prossimo.